Argomento di oggi è la gastrite. Vedremo alcuni rimedi naturali molto efficaci per combattere la gastrite, ma prima di tutto vediamo qual è il suo significato simbolico, cioè quale disagio interiore stiamo esprimendo attraverso la gastrite. Perché solo andando a intervenire sulle cause profonde riusciamo a rimuovere il problema. Secondo me, agire solo sul sintomo è sempre un approccio parziale. Quindi vedremo a livello energetico, a livello di eventuali conflitti che abbiamo, cosa stiamo esprimendo attraverso il mal di stomaco e la gastrite. Ma prima di passare all'argomento di oggi, vi ricordo che sono attivi gli abbonamenti sul mio canale, quindi potete abbonarvi per sostenerlo e per avere accesso a contenuti esclusivi. Per tutti gli altri, i miei video sono sempre gratuiti e potete iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Nel frattempo ringrazio tutti gli abbonati al mio canale, un grazie di cuore e per tutto il resto, per informazioni, la mia mail è isabel.legrand@libero.it. Vi ricordo che in questo periodo ho una forte tendinite al braccio. Quindi mi devo far aiutare per poter pubblicare i miei video e anche per eventuali schemi che preparo per voi per poterli scrivere, perché non sono mancina, chiaramente. Bene, quindi torniamo all'argomento di oggi. Che cosa stiamo esprimendo attraverso la gastrite? E il più delle volte stiamo esprimendo una nostra difficoltà ad accettare e letteralmente digerire una determinata realtà, una situazione. Abbiamo il desiderio di portare dentro di noi una situazione o una persona, quindi a livello simbolico digerire e portare dentro, ma sentiamo alcuni elementi come pericolosi o inaccettabili. E in generale la gastrite deriva da un senso di frustrazione e di rabbia, almeno parzialmente inespressa. Questa rabbia inespressa, perché magari abbiamo timore, abbiamo delle remore ad esprimere agli altri cos'è che noi non accettiamo, cosa riteniamo inaccettabile, cosa non ci piace. Ecco, quindi questa rabbia inespressa, ecco che si trasforma in succhi gastrici che vanno a provocare bruciore di stomaco. Quindi la tensione si sfoga proprio lì, nello stomaco. Il bruciore è anche, diciamo, un simbolo del fuoco, no? C'è un fuoco inespresso. Quindi, e noi ce lo teniamo qua dentro lo stomaco. Vi ho preparato questo schema che mi hanno aiutato a scrivere. Quindi potete vedere, innanzitutto il dolore o quei piccoli crampi rappresentano quel disagio di non riuscire a manifestare appieno noi stessi, no? E tutto quello che pensiamo, il disagio di non riuscire ad esprimere, a dire tutto quello che pensiamo, manifestare i nostri disagi. Il vomito è un simbolico rigetto della situazione, laddove ci sia vomito ovviamente, e nei casi di inappetenza, per esempio, vuol dire che non siamo in grado di accettare di più di quello che già abbiamo incamerato, quindi non riusciamo a far entrare niente di più. E, ecco quindi che lo stomaco veniva chiamato l'alchimista, è il forno interiore, no? Rappresenta quello che avviene nel processo alchemico, in cui dagli elementi grezzi si brucia attraverso il fuoco, si crea una trasformazione e si ottiene la quintessenza. Il nostro stomaco serve a elaborare il nutrimento, quindi dal cibo che ingeriamo c'è questa elaborazione attraverso il fuoco, quindi succhi gastrici, e
si ottiene l'essenza, quindi il cibo che diventa essenza vitale che va a nutrire i nostri organi. Allora, quindi abbiamo un pochettino inquadrato una situazione in maniera molto generale, no? Quindi quali possono essere le varie manifestazioni dal bruciore ai crampi, eccetera, che cosa ci stanno dicendo? Quindi possiamo andare a capire quali sono le situazioni che ci stanno creando disagio, che sono inaccettabili, gli elementi che facciamo fatica, che non ci piacciono, che facciamo fatica a digerire, eccetera. Poi, chiaramente, quando comunque noi ormai siamo in una situazione per cui abbiamo bruciore di stomaco, abbiamo la gastrite, cerchiamo anche chiaramente di aiutarci con i rimedi naturali. Quindi il macerato glicerico di ficus carica è un rimedio sempre molto efficace contro le gastriti e i bruciori di stomaco. Altri rimedi sono la liquirizia, quindi si possono fare delle tisane di liquirizia, delle tisane di Altea, per esempio, oppure anche la curcuma. Non troppa, ma mezzo cucchino al giorno va a proteggere il nostro stomaco. Poi un altro rimedio veramente efficace che va a creare proprio una protezione della nostra mucosa gastrica, oltre che della mucosa intestinale, è l'Erythrum erinaceus, scritto con la H, Erythrum erinaceus, che è un fungo cinese. Molto utile per il riequilibrio dell'intestino e crea questa protezione della mucosa. Altri rimedi naturali, anche la malva va a creare con questa mucillagine una protezione delle nostre mucose. Ecco che quindi potrete chiedere al vostro erborista di fiducia i dosaggi e scegliere il rimedio più adatto a voi in quel momento. Bene, per questo video è tutto, vi ricordo iscrizioni e abbonamenti e vi saluto.